perché è staccata all'ultimo. Fa freddo. Ho le mani ghiacciate, la pista è ancora bagnata, adesso stiamo ancora preparando il car, non mi sento i diti. Bene, tutta del venerdì l'ho messa, è praticamente tutto pronto, ormai è anche ora di andare. Quindi direi di entrare in pista. Allora, dopo una... Sì, Cristo santo, cos'è sta cosa? Allora, dopo una pausa pranzo sono un attimo più tranquillo, quindi riesco a registrare. Comunque, siamo qui di venerdì per questa garetta della Kartsport e non è iniziata proprio benissimo, anche perché ieri sera ha piovuto e quindi la pista è rimasta bagnata fino a dopo mezzogiorno. Ora, finalmente, sta uscendo il benedetto sole e quindi il primo barlume di speranza iniziamo a vederlo. Metteremo ste Vega France SL4 e andiamo a vedere un po' cosa combiniamo. Tra l'altro, mi è appena giunta la notizia che molto probabilmente questa gara avrà le qualifiche il sabato invece che la domenica come sempre. Sinceramente è più un male che un bene in questo weekend, perché anche stasera prevedono pioggia e quindi domani un'altra volta avremo la pista bagnata fino a dopo mezzogiorno. E infatti il giorno dopo mi sveglio ancora con le Vega da bagnato su questa pista che, nonostante il sole splendente da 2 ore, cazzo, non si è ancora asciugata. E passo tutto il giorno sul bagnato. Tranne però a fine giornata, quando la pista si asciuga e provo una sola volta a gomma nuova, prima del turno di qualifica, il cui risultato deciderà la posizione di partenza in prefinale. Quindi bisogna dare il 100%. Alla fine 47.771 mi pone in ottava posizione, a 2 millesimi dal settimo, tra l'altro. E dopo, sulla pista di Franciacorta, cala la notte e facciamo le ultime modifiche sul telaio per il giorno successivo di gara, che si svolgerà ormai sicuramente sull'acqua. Siamo pronti, siamo carichi, ci svegliamo il giorno dopo, partiamo con un breve turno di warm-up e poi ci fiondiamo direttamente in prefinale. Allora, sarà un video molto realistico perché con la videocamera interna vedete esattamente quello che vedo io.
ossia non ci vedo nulla. Il primo giro faticavo a capire cosa stesse accadendo. A un certo punto avevo l'irigo danza e non capivo se fosse al mio fianco o dietro, perché non lo vedevo, anche se poi mi ha passato comunque. E lui è uno stronzo, perché va forte sull'acqua e so che è colpa sua se piove. Ieri sera nei paddock l'ho visto che faceva la rigo danza della pioggia. Dio mio, che catieri a 223! Qui c'è anche Villa che si fa vedere lì dietro, ma mentre pattino sul ghiaccio lui mi sorpassa. Sono decimo, ma non si molla un cazzo, infatti qui si sono anche esplosi. E qui bella mossa di Villa, io ho provato a fare come prima, ma ho cannato tutto ed è passato lui. E sta curva, niente, il 223 la fa evidentemente meglio. Poi però ci facciamo sentire anche noi. Ho fatto un bel sorpassino su Medeghini, ho recuperato una posizione e la mantengo fino alla fine. Bene, bene. Prefinale. Abbiamo appena finito questi giri infernali sull'acqua e tutto sommato non è andata proprio da schifo. Alla fine abbiamo finito sesti, se non sbaglio. All'inizio ero un po' in alto mare, letteralmente. Stavo facendo delle traiettorie che reputavo veloci, solo che magari stando largo la gente ti infila. Però poi ci ho preso un attimo il ritmo e stavo migliorando pian piano. All'inizio è stato divertentissimo perché era tutto un spingersi a destra, a sinistra, dietro. Era pieno di botte, anche se dal video probabilmente non si nota. Adesso ho messo tutto nel reparto asciugatura qui, rudimentale. Qui invece c'è il reparto copiaggio file. E invece il mister Cugini qua al fornello ci sta preparando il tè caldo. Sì, però il turno inizia tra una mezz'oretta. Dovresti essere più svelto. Forse dovrei smetterla. E ora, signore e signori, passiamo alle finali. Qui notavo già che il dietro fosse più ballerino rispetto a prima. Fateci caso. Questo dopo un paio di modifiche all'assetto, però ormai quel che è fatto è fatto. In qualche modo dovrò arrangiarmi, ma ora è il momento di partire. Davide non è partito da schifo e cerca la giusta strategia di sorpasso. Qual è la scelta più conveniente? Sì, ho fatto enduro nel prato. Ma notate quanto io non riesco ad accelerare. Il dietro continua a scapparmi. Soprattutto ste due curve sono oscene. Cioè io gli prendevo metri e ogni volta arrivavo qui e mi dava mezzo rettilineo.
E tra i due litiganti il terzo gode. Medighini mi infila mentre drifto. Però non mollo, gli sto attaccato, ci riprovo, ma nulla. Non sto in pista. Poi riprendo acquarelle agli altri e non so se per l'assetto sbagliato o per il suo cognome affine alle condizioni, ma non riesco a mettermi davanti. E poi tutto d'un tratto arriva la sorpresa inaspettata. E a quel punto Davide Cugini si mette a pensare. Provo il tutto per tutto all'esterno, anche se non ci starò mai. E invece guarda che ci sono, ma... nulla, lo perdo di nuovo e... era così vicino, cazzo. Che dire, abbiamo fatto anche sta finale. È data abbastanza malaccio. Abbiamo fatto delle prove sull'assetto, soprattutto sul posteriore. Ma come si è visto dai giri, non hanno proprio funzionato. Non so neanche sinceramente in che posizione sono finito, perché all'ultimo giro ho fatto anche un mezzo errore, sono entrato in culo a uno e quindi mi è sceso il musetto. Però ci portiamo a casa l'esperienza, che era quello che contava da questa garetta. Mi sono divertito un sacco, è stata la gara sicuramente più divertente di tutte, soprattutto la prefinale, tutti quei sorpassi eccetera, senza un minimo di visibilità, nulla. Adesso andiamo a mangiare qualcosa. E quindi pranzetto con vista sulle altre finali, ti favamo il nostro mitico Enzo. Tutte, ma oggi è la sua giornata. Sì, oggi è la giornata di Enzo. Oggi è la giornata di Enzo. Due secondi dopo viene asfaltato da un altro nella prima curva. Sì, sorry. Dov'è? È quello là? No, è lì. Questo coso? Con sotto dei frantumi di Oreo, un coso cheesecake e tipo cioccolato fuso e robe. È una fottuta droga. Se passate dal bar di Franciacorta nel ristorante qui, prendete cheesecake Oreo. Non mi pagano per dirlo, però li pagherei io per averne un altro.